spiritualità, arte, cultura, sport e natura le scopriamo tutte insieme mettendoci in viaggio sui sentieri di Francesco qui in Val Tiberina, Toscana. Siamo a Sansepolcro, la cittadina che ha ospitato proprio nei giorni scorsi il Festival dei Cammini di Francesco. Michela, pronti al via? Un'altra camminata sulla via di Francesco qui in Toscana, una via tutta da scoprire, insomma, ci sono tantissime cose da vedere tra natura, storia, arte, architettura. Sì, è il sentiero di Francesco che dalla Verna arriva fino a Sansepolcro per poi proseguire fino ad Assisi, è uno dei sentieri di Francesco perché poi San Francesco seguiva un fascio di sentieri, non ne seguiva uno soltanto, in base alla stagione, in base alla convenienza, dove doveva andare. E questo tratto è particolarmente bello perché alterna zone selvagge come la riserva dell'Alpe della Luna per esempio con zone con dei centri storici soprattutto bellissimi da visitare come può essere Sansepolcro e alcuni santuari bellissimi come la Verna ma lo stesso Monte Casale, Cerbaiolo e dà un'occasione per rispolverare un po' non solo l'aspetto spirituale che è quello che la fa da padrone in questo sentiero ma anche aspetti storico-artistici e chiaramente naturalistici. Un cammino così interessante da aver generato addirittura un festival dei cammini. Sansepolcro è proprio il centro di tutti questi percorsi ed è stato individuato come luogo per creare appunto una festa sui cammini di Francesco. Ormai l'orario è arrivato, Michela, quindi direi di radunare tutti e partire. Esatto, sì, speriamo bene. No, il percorso non è difficilissimo, anche se bisogna essere in forze, perché lo spirito con cui si deve fare comunque il percorso francescano non è soltanto quello del cuore oltre l'ostacolo, ci vuole anche un po' di fisico e quindi è un percorso comunque da pensare anche dal punto di vista sportivo. Diego, come direttore della rivista digitale Il Sentiero Francescano, tu conosci benissimo tutti questi cammini. Umbria, Toscana, dove siamo ora, le Marche, è veramente un reticolo di cammini. Sì, è un reticolo tale quale l'ha tracciato con i suoi piedi San Francesco nella sua vita e coi suoi primissimi compagni. Forse, diciamo, pensando a un immaginario collettivo fino a poco tempo fa, quando si nomina francescanesimo, tutti pensiamo ad Assisi, innegabilmente il centro portante di tutto, ma in questi ultimi anni, sull'onda anche della riscoperta dei territori più delocalizzati, si stanno riscoprendo con questi cammini altri luoghi non meno importanti francescani legati alla presenza del santo o dei primissimi compagni che hanno dei messaggi formidabili e vanno appunto dalla Toscana all'Alto Lazio, l'Umbria ovviamente e ultimamente anche le Marche, la terra dei fioretti. E proprio lungo questi sentieri ci sono una miriade di luoghi che sembravano fino a pochi anni fa abbandonati, come qui San Martino in Val d'Afro, che invece proprio grazie al turismo lento, al turismo slow, riscoprono una loro identità, una loro storia. Certamente l'occasione di questa riscoperta porta ad apprezzare e valorizzare personaggi francescani e non, luoghi, tradizioni, fatti che sono scritti magari proprio negli antichi documenti, ad esempio parlando di francescanesimo, qui vicino c'è Monte Casale, nelle fonti francescane. Ed eccoci arrivati all'eremo di Monte Casale. Trica, lei è presidente dell'Associazione dei Cammini. Pur non camminando, da non camminatore, dei Cammini di Francesco qui in Toscana. E proprio da qui, dall'eremo di Monte Casale, si scorge una Val Tiberina toscana ricchissima di memorie francescane. Sì, io vorrei ricordare come questo luogo si lega ad Anghiari, dove in cima alla ritta di Anghiari, alla salita di Anghiari, c'è una croce, che era uno dei simboli francescani. Guardando sulla destra si scorge il castello di Montauto, dove era il saio delle stimmate, e poi salendo ancora verso la Verna c'è l'eremo della Casella, c'è Zenzano, quindi sono, e questo dal lato più a sud.
dal lato nord Monte Cassale si collega ovviamente con Sansepolcro, dove San Francesco ha fatto prediche, dove c'è un altro luogo legato al Lazzareto, questo San Lazzaro, che è una piccola chiesa all'ingresso del paese, e dall'altra parte si va verso Cervaiolo, quindi in direzione della Verna. Ecco, questi luoghi noi abbiamo cercato di unirli con un cordone francescano, io dico, perché è evidente che c'è bisogno anche di riscoprire e di valorizzare luoghi straordinari che solo i francescani hanno avuto il coraggio di mantenere. Padre Francesco Maria, che episodi della vita di Francesco si ricordano qua? È uno dei primissimi insediamenti, essendo stato donato al poverello già nel 1212. Nel 1212, bravissimo. È proprio così. Qui c'erano i camaldolesi, era anche un ospizio per persone malate che non potevano essere presenti nella comunità sottostante. E, venne invitato Francesco per una predicazione e piacque talmente tanto al priore dei camaldolesi che insomma gli volle regalare questo eremo, e da allora ecco c'è stata costantemente la presenza dei francescani, non in maniera interrotta, però Francesco spesso dimorava in questo eremo. E poi ci sono alcuni episodi per l'appunto legati, no? Le fonti francescane ne parlano, e gli episodi sono sostanzialmente due: quello dei cavoli piantati a rovescio, poi c'è quello dei tre briganti famosi che quando qui imperversavano, perché era la strada maestra quella che porta su, che collegava le Marche, collegava l'Umbria. Questo luogo oggi ospita ancora i seguaci di Francesco, ospita voi, frati cappuccini. Sì, beh, noi devo dire siamo, mi permetto di dire, dei privilegiati, perché abitare stabilmente in un luogo così ci aiuta davvero a entrare sempre più in quelli che sono i valori che il mondo non conosce o che forse preferisce ignorare, cioè il contatto con la natura, ma soprattutto tutta questa bellezza che ci sta attorno è un'espressione ad extra della bellezza infinita di Dio, e quindi ti aiuta ad elevare il cuore e la mente al Creatore che ci ha donato queste bellezze.